Seconda giornata del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo in compagnia di Marco Beltrandi, che è già intervenuto, se non sbaglio, anche ieri, e penso che forse interverrà. È inutile dire che appunto il tenore, insomma, qui degli interventi è sempre bello frizzante. Marco Beltrandi è intervenuto anche in tono abbastanza duro su certe cose. Ecco Marco, una considerazione un po' generale su questo comitato e un po' su questa vena un po', diciamo, polemica e di polemica e di toni accesi che un po' in tutte queste assise radicali da un po' di tempo è la consuetudine, e qualcuno ha detto che un po' distoglie anche dall'esterno. Allora, forse è un po' di narcisismo il parlare di noi, o c'è effettivamente una necessità? A te la parola. Ma dunque, a parte il presidente del Comitato di Radicali Italiani, che ha questa abitudine di mettersi sempre al centro, per cui io per esempio ieri ho parlato a tutti fuorché che a lui e di lui, nemmeno indirettamente, proprio non ci pensavo nemmeno a Silvio Viale mentre facevo il mio intervento, ma poi quando è intervenuto lui ha detto che anch'io gli attribuivo tutte le colpe di quelli che lui chiama fallimenti politici. A parte il fatto che io ritengo invece che molti di quelli che lui chiami fallimenti politici non lo siano, ma non gli attribuisco certo nessun tipo di responsabilità, cioè nel senso che proprio ha un ruolo del tutto, per fortuna aggiungo io, del tutto marginale nel nostro movimento e non mi permetto di dire anche non adeguato nel senso il modo in cui lo svolge, ma questa è una mia valutazione politica. Però adesso, tornando alla domanda che mi avevi fatto, allora io credo che noi siamo usciti dal congresso un anno fa con un tentativo fatto da alcuni compagni, fra cui c'ero anch'io, ma c'era Marco Pannella. Siamo andati all'ultimo a Chianciano a vedere se si riusciva a creare un nuovo Radicali Italiani. Purtroppo, per come magari l'impegno di Rita e di chi lavora con lei, eccetera, purtroppo dobbiamo constatare dopo 6 mesi, almeno, che la situazione non è per nulla migliorata e che anzi, come dimostra questo dibattito, si ha una sensazione, almeno io la ricavo, una sensazione che ormai quelle che sono le nostre risorse politiche, quelle che ci consentono di ottenere anche dei risultati imprevisti persino da noi a volte, oltre a sconfitte chiaramente, ormai sembra che le nostre risorse, in primis Marco Pannella, siano diventate un problema insormontabile. Molti compagni dicono che non abbiamo, compreso il tesoriere di Radicali Italiani, dicono che non c'è trasparenza, dicono che non c'è che le cose elettorali si decidono fra poche persone, che è una balla colossale e lui lo sa bene. Dice per esempio altra cosa, lascia intendere che qualcuno non voglia fare il congresso del Partito Radicale Transnazionale, ma stiamo scherzando? Cioè tutti vogliono fare il congresso del Partito Radicale Transnazionale, il problema è uno, trovare i soldi, due, evitare che il congresso non sia di chiusura, perché e c'è gente che sta lavorando da mesi, il tesoriere è altrove ovviamente, ma c'è gente che sta lavorando da mesi per costruire anzitutto le condizioni politiche per tenere il congresso a norma di statuto. Quindi dare questi messaggi, poi andiamo sull'online. Io non sono mai entrato e non voglio entrare in vita mia sul forum non ufficiale, ok? Aspetta, dobbiamo spiegare che cos'è. Stiamo parlando di un gruppo di Facebook che quindi ne dobbiamo l'esistenza grazie a Zuckerberg, che non ha nulla a che vedere con l'ambiente del partito. È un gruppo che si chiama Forum Radicale Inufficiale, con pare 1700 iscritti vagamente che seguono, alcuni sì, radicali, alcuni no. Questo tanto per dire. No, ti ringrazio di questo. Il problema qual è? Perché non ci voglio entrare? Non ci voglio entrare perché già rispondere alle email delle mailing list porta via un sacco di tempo e soprattutto sono tutte polemiche di cui per lo più si dovrebbe fare a meno. Per cui alla fine io stesso sono sempre lì pronto a dire adesso mando un bel messaggio a tutti, dico che non voglio più ricevere nessuna email di questo tipo, perché tra l'altro presumo che se qualcuno volessi iscriversi e legge quella roba lì, ma scappa via con i capelli dritti anch'io. Se fosse, io mi sono iscritto
qui per la prima volta 14 anni fa, ma io se avessi visto una roba simile, ma secondo me non mi sarei mai neanche avventurato, perché è respingente una cosa così. Allora, se tu hai il tesoriere di un movimento che si chiama Radicali Italiani, che nelle sue relazioni ti dice che non c'è trasparenza sui soldi, non c'è democrazia, non si discute, le decisioni importanti vengono prese in ambiti ristretti, poi lui dice no, perché qui se non si fa il congresso del transnazionale la gente non si riscrive. Ma perché? Chi è che non lo vuol fare il congresso del transnazionale? Cioè, c'è qualcuno che vuole il transnazionale così, fuori dallo statuto? Cioè, allora, se questi sono le... Io dico questo, che bisogna andare a un chiarimento. E bisogna... sicuramente io non parteciperò più quest'anno a una nuova Chianciano, a un nuovo congresso in cui non si va a un chiarimento definitivo sulla linea politica di questo movimento. Così questa specie di diarchia con due segretari e un tesoriere, perché uno dei due segretari fa anche il tesoriere, purtroppo, male, ma lo fa. Ecco, sì, no, io l'ho corretta, che lui dice solo due segretari e nessun tesoriere. Io dico che purtroppo c'è anche il tesoriere. Allora, a questo punto, se si deve andare avanti così, sono io che non ci sto più. Cioè, almeno per la situazione qui italiana. Non sono disposto a perdere l'altro tempo per poi sentirmi dire da gente che non è qui, che non vive il partito, perché poi poi anche questa va detta. Io approfitto di te perché tu mi lasci dire tante cose. Allora, lasciamene dire anche una. Allora, una delle cose che imputa Valerio Federico a tutta la baracca, no? E lui dice: ma alle alcune riunioni non vengo invitato. Sai perché? Non viene invitato, gli è stato anche spiegato, per la semplice ragione che non c'è. Cioè, nel senso che lui viene pagato da Radicali Italiani, ma non è che viene pagato perché è stato eletto tesoriere. In genere quello che viene corrisponde a una permanenza a Roma. Ma lui c'è un paio di giorni alla settimana e non tutte le settimane. Qui le riunioni operative, non quelle grandi dove si decidono le cose, ma quelle qui si decide cosa si fa fra un'ora, cosa si fa fra due ore, cosa si fa domani, una conferenza stampa, non è che vengono convocate con ore d'anticipo. Delle volte vengono convocate con 20 minuti d'anticipo, con chi c'è qui. Quindi anche questo, cioè, è una roba ridicola. Tu non ci sei, pur essendo pagato per esserci, non ci sei, poi accusi gli altri di non essere presente alle riunioni. È una roba, cioè, io non so più come esprimermi. Tutto questo per fare tutta una polemica, per cercare consensi fra gli iscritti dentro il comitato. Allora, se deve essere così, meglio chiudere Radicali Italiani, cioè meglio tira giù la saracinesca, ci concentriamo sul transnazionale, speriamo che ci sia un livello medio un po' più alto su questa via, e che si riesca ancora a lavorare, a dare il supporto. Ecco, perché questo è il problema. Queste strutture dovrebbero servire a supportare l'azione politica radicale. Io ho l'impressione che, malgrado l'attività splendida della segretaria e la sua cocciutaggine, ho l'impressione che Radicali Italiani sia ormai un serbatoio di polemiche e non di aiuto alla politica radicale. Quando ci si convince di questo, se si finisce per concludere questo, e allora probabilmente è tempo di cambiare aria e cambiare un po' tutto. Grazie. Marco, aspetta un attimo, perché insomma tu hai caratterizzato questa risposta alla mia domanda parlando di Valerio, di Viale, insomma, e spontaneamente ci sei venuto da solo a parlare di coloro. Però io volevo chiederti, parlavamo del transnazionale, tu hai detto che insomma ci sarebbe una volontà politica di fare questo congresso, però è un problema materiale e poi di qualche modo è politico, diciamo, di presupposti. Ecco, però è stato lanciato un po' di tempo fa un congresso del fronte, definito tra virgolette fronte italiano, del Partito Radicale Transnazionale, che è altro quindi da Radicali Italiani. Ecco, però poi questo congresso non sappiamo come sta andando, e soprattutto volevo chiederti, ma che cosa ci si aspetterebbe da questo congresso? Io credo, per dirla fuori dai denti, che tutti gli appuntamenti che si terranno prima del congresso del Partito Radicale Transnazionale, che non so quando riusciremo a fare, però dobbiamo farlo entro 6 mesi, entro 8 mesi, dico un anno, ma un anno è anche troppo, cioè non reggiamo un anno senza fare il congresso del partito, a mio modo di vedere. Ma insomma, tutti gli appuntamenti precedenti, quindi compreso questo congresso di Area Italiana, se ci sarà, se non ci sarà, perché io non lo so, io è da un po' che non ne sento più parlare, mi preoccupo. Sarebbe, allora, quello serviva chiaramente anche per lanciare le nostre iniziative
della non partecipazione alle elezioni europee, le denunce internazionali, eccetera. Non so cosa ha provocato questo, francamente non lo so, se lo sapessi lo direi cosa ha provocato questo slittamento. Io so solo una cosa però, io so che se non si fa il congresso del Partito Transnazionale, di questo siamo tutti consapevoli, allora non è più la questione se si tira giù la saracinesca dei radicali italiani, si tira giù la saracinesca di tutto, perché è evidente che senza un congresso di rilancio, quello che posso dire di buono in tutto questo, a parte la disgrazia del tesoriere, scusa, del segretario che non si è mai più fatto vedere dopo averlo nominato, eletto dal congresso. Stiamo parlando di Demba Traoré. Ecco, quello che posso dire io è che se non altro le basi politiche cominciano ad esserci, cioè un'idea nuova di come o di cosa dovrebbe fare il partito in questo scenario che è molto mutato negli anni, comincia ad esserci, e quindi da questo punto di vista un lavoro c'è, è in corso. Il problema è che però prima di arrivare al congresso bisogna ancora che vada avanti in termini di riflessione e di elaborazione, poi purtroppo per farlo a termini di statuto bisognerebbe anche convocare i consigli generali. Convocare i consigli generali vuol dire affrontare una serie di problemi che sono anche economici, che sono molto delicati. Quindi noi siamo costretti e vogliamo fare il congresso del Partito Transnazionale, è indispensabile pena la chiusura di tutto, dobbiamo darci una scadenza molto breve e tutti gli appuntamenti che ci saranno da qui al congresso serviranno in funzione del congresso. Si partirà dalla cosa più umile, cioè la cosa italiana, per arrivare al congresso, ma bisogna arrivarci, e bisogna arrivarci in fretta, perché altrimenti la situazione non regge più, questo è evidente. Grazie a Marco Beltrandi.